Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Roma che viene eliminata dalla Coppa Italia perdendo per 1-0 il derby contro la Lazio, un'eliminazione giusta perché è stata una delle peggiori prestazioni da parte della Roma e nel primo tempo specialmente se non fosse stato per Dybala che creava un po' di manovra e fluidità per cercare di scavalcare la difesa avversaria, sinceramente non ci sarebbe stato un granché. Difatti poi nel secondo tempo, quando Dybala è stato sostituito a causa di un infortunio e adesso le sue condizioni sono da valutare, molto probabilmente non ci sarà nemmeno a Milano contro il Milan, e questa è davvero una tegola enorme. La Roma si è spenta e praticamente ieri Lukaku era un fantasma in campo perché non riusciva ad arrivare nessun pallone a questo grande attaccante, e i difensori della Lazio chiudevano davvero bene su di lui, ma ieri specialmente gli esterni non mi sono piaciuti per niente, né Zaleski né Karsdorp. Si è evidenziata la difficoltà di questa squadra che non ha esterni che sanno fare dei cross, nemmeno la partita di Paredes mi è piaciuta, e questo ha inciso anche poi sull'andamento di Cristante, perché non avendo a fianco un giocatore che poteva dargli gioco, manovra e fluidità, poi Cristante come ben sappiamo non è veloce, ha dei tempi di recupero lenti, e per cui si vedeva la ripartenza della Lazio che era sempre molto pericolosa. E una Lazio che ha cominciato meglio il secondo tempo, poi Rui Patricio che ha salvato il risultato sul colpo di testa di Vesino, ha fatto un grande intervento, e devo dire che Rui Patricio ieri è uno dei pochi che si salva della Roma perché ha salvato per ben due volte il risultato. Ma poi il nuovo acquisto, il nuovo prestito, Huijsen, che ha giocato un'ottima partita, purtroppo ha commesso un'ingenuità e l'arbitro va andato a rivedere al VAR l'immagine, il rigore c'era, è netto, e per cui rigore giusto dato alla Lazio che si porta in vantaggio, e poi da lì la partita è cambiata notevolmente perché si è basata più sui falli, sulla cattiveria, e tant'è vero che poi la Roma alla fine ha concluso la partita senza Azmoun espulso prima della fine dei tempi regolamentari, e poi infine Mancini espulso, rincorso praticamente dall'arbitro evidentemente per proteste per qualche parola di troppo. Invece per la Lazio c'era stata prima l'espulsione di Petro, però non mi è piaciuto affatto questo atteggiamento dopo da parte di entrambi i giocatori delle due squadre, nemmeno quell'episodio di Bove che è stato colpito alla testa da una bottiglia di birra, un brutto episodio, e queste cose non dovrebbero assolutamente entrarci nulla con il derby, perché si tratta di una partita di calcio, e poi questi atti di inciviltà insomma non vanno mai giustificati, andrebbero sempre puniti. Ma tornando all'analisi della partita, è una Roma che non mi è piaciuta per niente, e penso che da ieri abbiamo capito tutti quanti che Mourinho credo sia arrivato al capolinea, perché l'ho difeso molte volte ma ieri assolutamente no, perché nel secondo tempo non puoi far entrare Pellegrini per Dybala in panchina Shaarawy, che è uno che è in grado di dare manovra, fluidità, e sa fare anche i cross, insomma può permetterti di poter far gol alla squadra e di far male. Ma questa sostituzione da parte di Mourinho non la condivido affatto, e Shaarawy l'ha fatto entrare troppo tardi, e per cui la Lazio ha meritato assolutamente di vincere il derby e la Roma giustamente viene eliminata, e mi auguro appunto che questa sconfitta serva da lezione alla Roma. E da quando c'è Mourinho in panchina la Roma ha perso 4 derby su 6, penso che questo dato o non si è mai verificato nella storia della Roma, non si verificava davvero da molti anni, e per cui è tempo di dirlo, Mourinho è arrivato al capolinea. Non credo che la società rinnoverà il suo contratto, e questa è una stagione, anche se ci ritroviamo adesso a gennaio, la definirei già quasi fallimentare, perché con Dybala e Lukaku non puoi ritrovarti ottavo in classifica, e rispetto all'anno scorso non credo che la Roma riuscirà ad arrivare in finale di Europa League, perché non ha assolutamente i mezzi per poterlo fare, non ha il gioco poi, e per cui sarà una stagione appunto alla fine fallimentare purtroppo, e mi auguro che ci sarà una bella piazza pulita a partire dalla prossima stagione. Adesso poi ci sarà a fine mese l'addio da parte di Diaco Pinto, che ha già dato l'annuncio con il comunicato ufficiale della società, quindi mi auguro che la Roma riesca a prendere un buon direttore sportivo, perché come abbiamo visto poi Pinto, gli unici giocatori che ha portato erano Vigna e Shomurodov, ma si erano riparati due fallimenti totali, e che prenda
un altro allenatore per la prossima stagione e che faccia soprattutto degli acquisti che possano permettere di fare una stagione migliore di questa attuale. Ovviamente c'è tutto un girone di ritorno anche in campionato da giocare, lo spareggio di Europa League, però con queste premesse la strada è davvero molto difficile. Non credo che questa squadra, questa stagione, possa andare molto lontano. E adesso la testa va a Milano contro il Milan, come dicevo prima, molto probabilmente non ci sarà Dybala, per cui una tegola davvero brutta, un'assenza davvero molto pesante. Speriamo che la Roma riesca a portare a casa almeno un pareggio a Milano contro il Milan, perché sarebbe davvero tanto. E detto questo, io vi mando un saluto, un forte abbraccio e a presto. Ciao da Federico.